il regolamento, questo sconosciuto, le fesserie che succedevano gli anni scorsi in Superbike e fino anche l'anno passato in una Superbike ereditata da Infront, dove c'erano dei personalismi e qualche volta funzionavano anche bene, ma qualche volta no, e quest'anno queste cose non dovrebbero succedere. È stato fatto un regolamento apposta, però niente. Questo weekend siamo andati in Olanda e abbiamo visto mezza Super Pole interrotta dalla pioggia, mezza gara 1 interrotta da una BR che ha condito la pista con l'olio e tre pezzetti di gara 2, il tutto impiegando l'orologio alla mano, il doppio del tempo necessario per vederle intere, grazie alla non applicazione del regolamento, dovuta spero non a malafede, ma a non conoscenza di sicuro, era evidente da parte della direzione gara, che non mi è parsa all'altezza e che è spaventata da un sacco di cose, e da parte di chi fa informazione, TV e carta, che non hanno spiegato alla gente a casa cosa succedeva realmente e perché, e come si sarebbe dovuto fare invece. Conoscendo il regolamento, ci sarebbe stato stupore per quello che la direzione gara ha fatto, invece niente. È un weekend a coitus interruptus quello olandese, Super Pole interrotto dalla pioggia, gara 1 interrotto dall'olio, gara 2 gestita malissimo dall'organizzazione. La TV, totalmente ignara di quello che si dovrebbe fare, fa il resto, disinformando con dovizia di particolari inutili su volatili, molle e tutto quanto non riguardi la situazione in oggetto. In sintesi, giusto interrompere la gara alla fine per salvaguardare i piloti quando hanno alzato la mano, ma la decisione sbagliata è arrivata prima, quando si è deciso di non partire dopo il giro di ricognizione, con gara asciutta. Dovevi partire con gara asciutta, far cambiare le gomme in seguito a chi voleva e partiva dal box, come previsto. Il regolamento dice questo. Da lì in poi è un domino di fesserie, partenza ritardata sotto il diluvio, con riduzione della gara a 15 giri, non si spiega perché. Se parti, togli 6 giri, cosa cambia? Boh, interruzione dopo 3 giri, giusta, ma frutto di un errore precedente. Lunga sospensioni con ridicolaggini come fare asciugare la pista a dei poracci in ginocchio con le spugne sotto la pioggia battente. E infine gara ridotta ulteriormente a 10 giri, con partenza dopo quasi un'ora e il pubblico lì a ghiacciarsi. C'erano 9-10 gradi oggi a Assen. Fa freddo anche in sala stampa. Una roba così mette a dura prova il pubblico, i palinsesti e qualsiasi difesa, anche di ufficio, di una organizzazione che comunque ha provato e prova a mettere in piedi un regolamento a prova di personalizzazione dell'ultima ora, stile Infront, ma che. Se non viene utilizzato questo regolamento porta solo confusione. Ok, non è stato ancora stampato, però è disponibile online e qualcuno se lo potrebbe leggere. A ciò si aggiunge il pericolo creato dalla troppa vicinanza fra le due manche. Le BR non sono ripartite e più di un pilota che è caduto ha rischiato di non veder terminata la propria moto in tempo per la seconda corsa. Però poi è passato un'ora e mezzo fra le due manche, quindi per vari motivi non specificati, quindi magari le BR ce l'avrebbero fatta. L'abbinata rolling chassis, tempi brevi, è una scelta penalizzante e pericolosa a fronte di un risparmio ridicolo. Anzi, a detta dei team manager, è inesistente. Anzi, costa di più, perché per lavorare su una moto devi utilizzare una moto rotta e da sistemare fra gara 1 e gara 2, e a volte anche i meccanici di un pilota devono lavorare per l'altro. Oppure devi avere una persona in più e ti costa di più. O non hai una moto, e allora rolling chassis non ti serve. Oppure ce l'hai e ce l'hai lì smontata. Ossia la devi avere ma non la puoi tenere insieme. Avanti così, 4 giorni per vedere un pezzetto di qualcosa e basta. E a casa nessuno ha capito niente di quello che è successo. Tutti sono convinti che sia successo quello che veramente è previsto dalle regole. Salvaguardia dei piloti. Balle. Sono andati ad improvvisazione. Fine della gita, ci vediamo alla prossima.